questo momento è rosso. GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. Sabato 5 aprile, presso il circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, è andata in scena la prima prova di Max Trophy, il primo campionato Endurance che si disputa con kart Sodi GT Max Sprint, dal potente motore due tempi Rotax Max da 125 cm cubici e capace di 28,5 cavalli di potenza. La giornata è cominciata con la pioggia, che ha messo subito alla prova i piloti degli 11 team intervenuti, sul fondo scivoloso del tracciato ferrarese. Nella puntata di questa settimana, amici di GoKart TV, daremo ampio spazio alle adrenaliniche sfide che i drivers del trofeo Max Trophy hanno saputo regalarci. È ufficialmente partito il campionato Max Trophy 2014, ci troviamo a Pomposa e con Sergio Perrone, appunto, della Fan Race, organizzatore di questo bellissimo trofeo, vogliamo illustrarvi un po' quali sono le caratteristiche, appunto, di questo campionato. Ciao Sergio, finalmente è tutto partito. Sì, finalmente, tanto ciao a tutti. Fortunatamente siamo partiti stamattina, cominciamo con la prima gara, con il primo round qui al circuito di Pomposa, nell'Idrico Macchio. La giornata ci sta abbastanza aiutando, i team sono ben presenti e adesso vediamo, fra poco cominciamo col briefing e con le warm up. Ecco, tra l'altro una dozzina di team presenti alla prima gara non è niente male, e sei bambini che parteciperanno al campionato dei più piccoli. Certo, siamo contenti come prima gara con un format, con un endurance a due tempi, quindi nuovo per tutti. Quindi siamo tutti qui che aspettiamo e vogliono capire bene come funziona. Siamo contenti comunque per i 12 team, forse arriva anche il 13° a breve. E poi il pomeriggio cominciamo con la Junior Cup per i bambini, abbiamo 6 bambini per questo evento e facciamo girare anche loro naturalmente. Ecco, invece per chi volesse iscriversi alle prossime gare, avete un calendario molto, molto, molto vasto, come detto 4 gare, la prossima si terrà il 20 di luglio, giusto? Il 20 luglio la facciamo nella pista azzurra a Jesolo e vi aspettiamo tutti quanti. Mentre la terza prova? Poi facciamo qua a Stelletto di Branduzzo il 14 settembre e poi riveniamo qua per la gran finale il 2 di novembre, sempre qui al circuito di Pomposa. È quasi tutto pronto per l'inizio delle gare, quindi amici di GoKart TV rimanete incollati al televisore che scopriremo insieme chi saranno i vincitori, appunto, di questa prima prova del campionato Max Trophy. Io vi consiglio intanto, per chi fosse interessato a venire alle prossime gare, appunto, Max Trophy, di andare sul sito www.maxtrophy.com. Prove di qualifica hanno visto i piloti darsi da fare su una pista ancora bagnata. Ad imporsi è stato il team Vado al Max, con un tempo di 1 minuto 8 secondi e 277 millesimi, staccando il team Fanny Formula di 269 millesimi ed il team Need for Speed di 375 millesimi. A seguire l'IRGM, Emilia Racing Team, Mokart Como, Miari Racing Team, Persi Corse, Il Cossogno in Pista, T-Kart e Pomposa Dream Team. Da segnalare il grandissimo equilibrio di prestazioni, che ha visto i primi 6 team racchiusi in meno di un secondo. La gara di 3 ore dell'Endurance Cup è cominciata sotto un cielo che andava via via schiarendosi e, mentre la pista si asciugava, è iniziata un'intensa battaglia in tutto lo schieramento, con qualche contatto nelle prime curve. Come sta andando la gara?
Dai, abbastanza bene. Adesso ci siamo un attimino fregati con il pescaggio della benzina, perché probabilmente è un pelino alto e ci siamo trovati fortunatamente alla fine della pista, che cominciava a pescare poco, allora siamo riusciti un attimo a limitare i danni, dai. Bene, dai, noi stiamo andando bene, non ci possiamo lamentare, siamo i primi, quindi se non ci sono problemi la vedo dura per gli altri, dai. La vostra strategia? Ah, non c'è strategia, man mano che arriva giro per giro, dai. Sta andando bene, siamo lì quarti, quinti, peccato che Max era partito primo, era davanti, però stiamo recuperando, siamo lì. Dopo circa 40 minuti il team di RGM ha scalzato dalla testa della corsa il team Miari Racing Team, fissandosi così saldamente davanti a tutti e rimanendovi fino alla fine della corsa davanti alla compagine del team Fanny Formula, staccata di un giro, e del team Vado al Max. Quarta posizione per la squadra Mokart Como. Poi a seguire troviamo sotto la bandiera a scacchi Miari Racing Team, che sono stati anche gli autori del best lap della corsa, con il tempo di 1 minuto 6 secondi e 955 millesimi. Ragazzi, un tempone! Sesta piazza per Pomposa Dream Team. Poi troviamo Persi Corse, T-Kart, Need for Speed, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team. Prima di andare a sentire a caldo le interviste realizzate ai vincitori, andiamoci a gustare ora i momenti più esaltanti di questa prima corsa dalla durata di 3 ore e ascoltiamo anche cosa i piloti durante il corso della gara ci hanno raccontato davanti alle nostre telecamere. Carlo, allora com'è andata la prima gara? Molto bene, direi. Ci aspettavamo di fare un risultato un po' più, però dai, alla fine è andato tutto bene. I piloti per fortuna sono stati tutti corretti e niente, dai, divertimento, è andato bene, dai, speriamo per gara 2. Durante questa bellissima giornata fatta di sport, velocità e passione, è andata in scena anche la categoria Junior Cup, indetta ed organizzata sempre dalla Fun Race, che ha visto scendere in pista i piccoli piloti del Max Trophy. Sia le qualifiche che la prefinale e la finale sprint hanno visto prevalere su tutti Tommy Campion, seguito sia in gara 1 che in gara 2 da Matteo Bonato e Matteo Marelli. A completare il gruppo Nicole Ferrato, Fabio Riccadonna e Morgan Guarise. Questi piccolissimi drivers ci hanno regalato delle entusiasmanti sfide. Andiamo ora a vedere come sono andate le cose in pista. Ciao Tommaso e ciao Matteo, oggi cosa avete fatto in gara? Avete fatto la prima e la seconda posizione, siete contenti? Io sì, sì. Molto. Ma mi dicono che siete la coppia Chip e Chop anche nella vita, siete amici? Molto. Sì, molto. Chi è il più bravo dei due? Io. Ma solo perché pesi meno, Seconda gara dell'Endurance Cup, sempre di 3 ore, è partita con l'ordine di arrivo di gara 1 su una pista ormai asciutta. Un incidente durante la partenza ha reso subito in salita la gara del team T-Kart, mentre nelle prime posizioni il team di RGM creava il vuoto dietro di sé. Ci stiamo avvicinando alla fine della seconda gara, come sta andando? Benino, dai, adesso non so quanto siamo in questo momento, sono appena sceso, però benino. Prima gara abbiamo fatto quarti, adesso puntiamo al podio, vediamo. I tempi si sono abbassati o sono costanti? I tempi della squadra personalmente sono abbassati, si sono alzati un pochettino i tempi totali della serata, però va bene. Dante, come sta andando la gara? Ma diciamo che eravamo in testa fino a 3 giri fa,
dopo non si sa come mai siamo arrivati per fare il cambio pilota e ci mancava il tappo della benzina. E allora corri a prenderne un altro di scorta, una roba e l'altra, adesso siamo terzi mi pare. Vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosina. La gara è continuata con svariati cambi di leader e, a meno di un'ora dalla fine, sembrava che il meteo stesse per rimescolare nuovamente le carte, quando è ricominciata una leggera pioggia che però, alla fine, non ha impensierito i piloti. Al traguardo si è presentato per primo il team Fanny Formula, seguito dall'Ognari Racing Team ad un giro e di RGM. A seguire abbiamo trovato Mokart Como, Need for Speed, Vado al Max, Pomposa Dream Team, Emilia Racing Team, Persi Corse, Il tuo sogno in pista e T-Kart. Il giro veloce della corsa è stato fatto autografare dal team Vado al Max con un tempo di 1 minuto 7 secondi e 150 millesimi. Un'altra gara sensazionale. Gustiamoci ora, amici di Go-Kart TV, i momenti più esaltanti. Delle piccole noie nella prima gara, infatti siamo arrivati secondi o terzi, adesso non mi ricordo più, secondi, e invece sulla seconda gara è andato tutto veramente liscio come l'olio e infatti siamo arrivati primi con un abbondante margine su tutti gli altri. E il trofeo è interessante, e i kart sono performanti, quindi molto divertenti per i piloti per girare, e rispetto ai quattro tempi delle endurance a cui siamo abituati noi è tutta un'altra cosa, molto più performanti, velocità più alte e combattimenti molto più aspri. Chiudere la giornata è stata la super finale sprint, dove ogni team ha schierato il proprio pilota più forte in un'ulteriore esaltante gara di 15 giri, mentre Massimiliano Colombo del team Vado al Max e Carlo Alberto Cappello del team IRGM creavano il vuoto dietro a sé, inscenando una rincorsa sul filo del rasoio, nel resto dello schieramento è iniziata una bagarre durata tutta la corsa, esaltando sia i piloti sia gli spettatori. Alla fine di un entusiasmante ed altrettanto corretto duello ha prevalso Colombo su Cappello per 620 millesimi di secondo, mentre il resto del gruppo è stato staccato di oltre 2 secondi. La somma dei punteggi ha visto prevalere il team di RGM sul Fanny Formula e Vado al Max, seguito da Ognari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart. Il best lap è fatto segnare dal team Fanny Formula nel crono di 1 minuto 7 secondi e 374 millesimi. Super finale bellissima, una lotta con Cappello mi sembra, e molto corretta, bellissima, io chiudevo ovunque perché lui forse era qualcosina più veloce di me, alla fine ho vinto perché è arrivato anche un pelo lungo, meglio di così, cosa vuoi fare? Niente. Com'è andata questa giornata? Beh, siamo partiti bene già sul bagnato, avevamo il feeling ideale e poi sull'asciutto abbiamo un pilota che fa veramente la differenza, che è Carlo Alberto, e alla fine abbiamo mantenuto tutti lo stesso passo, così abbiamo portato a casa la vittoria, penso meritata. Raccontateci qualcosa delle due manche che avete vissuto. Ma la prima direi impeccabile, la seconda un po' meno, ma ci siamo andati dentro bene. Far Race e l'organizzatore del campionato Sergio Perrone desiderano ringraziare tutti i team intervenuti, IRGM, Fanny Formula, Vado al Max, Ognari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart per aver partecipato al primo round di campionato. Marco Bondi del circuito di Pomposa per aver ospitato l'evento, l'insuperabile Dante Kart, Jessica Grassi, responsabile della segreteria, Veronica Generali e Nadia Gelfi.
Marco Sinicio per aver curato la parte mediatica, Riccardo Scarlato e tutto lo staff di GoCar TV, oltre a Luca Alberti per aver messo a disposizione il simulatore di guida. Da sottolineare, inoltre, l'impeccabile lavoro svolto dall'organizzazione e dall'assistenza tecnica, che per tutta la manifestazione si sono prodigati per massimizzare il divertimento di tutti i piloti. L'appuntamento per un'altra esaltante giornata di competizioni è per domenica 20 luglio presso la pista azzurra di Jesolo. Vi aspettiamo www.maxtrofi.com e sei protagonista! Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Con oltre 1000 metri quadri, la nuova showroom Mondocar di Nerviano, alle porte di Milano, è risultata essere il negozio dedicato al kart più grande di tutto il mondo. Dai ricambi all'abbigliamento, troverai nel nostro negozio tutto ciò che cerchi, ai migliori prezzi di mercato. Uno staff competente ti guiderà nelle diverse zone, tra cui anche l'area usato, la scuola kart e due officine attrezzate per qualsiasi lavorazione inerente a motore e telaio. Squadra corse. Inoltre, su mondocart.com troverai oltre 10.000 articoli a prezzi da urlo. Non hai tempo di passare in negozio? Seleziona consegne in pista. Potrai ritirare il tuo ordine in pista presso il nostro negozio mobile Mondocart. Tutto, ma proprio tutto e subito. La pista South Garda Karting di Lonato è un tracciato di fama mondiale, dove i più grandi campioni di questo sport si sono sfidati. L'impianto permette anche ad amici ed aziende di potersi sfidare in pista con dei kart a noleggio, divertendosi in modo adrenalinico e sicuro. La pista si trova a Lonato ed è situata a 1 chilometro dall'uscita di Desenzano del Garda sulla A4. Ciao a tutti, sono Davide Forè, 5 volte campione del mondo. Ho cominciato anch'io qua. Se voi volete diventare come me, campioni del mondo, dovete cominciare qua a South Garda Karting. Prenota la tua sfida, collegati al sito www.southgardakarting.it. Tantissimo spettacolo nella prima giornata del trofeo Sette Laghi, giunto quest'anno alla sua 11ª edizione e sempre articolato sulla doppia prova tradizionalmente a calendario tra i mesi di aprile e di giugno. Le nostre telecamere di GoKart TV non potevano di certo mancare a questo appuntamento prestigioso del karting nazionale, dove oltre 200 piloti si sono sfidati tra le curve del bellissimo e tecnico circuito Sette Laghi, situato a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Nella prefinale, posizione invertita al traguardo dopo 7 giri tra i piloti partiti dalla fila interna con quelli schierati sull'esterna, poiché Molteni precede Iancu ed Erika Lavazza. È però la finale a dare la suspense, tutta concentrata nel 7° ed ultimo giro, quando Molteni e Iancu vengono a contatto tra loro, lasciando il passo con un'involontaria cavalleria ad Erika Lavazza, che si aggiudica così la finale, davanti a Gaia Eichenberg e Mattias Bertelli, che prova così l'ebbrezza del podio con Vlad Cehanga, 4°. La gara è andata molto bene e oggi mi sono divertita tanto. Nella prefinale si allarga subito la rosa dei pretendenti con l'inserimento degli altri Tony TM in colorazione azzurro-blu by Baby Race di Marzio Moretti, Makar Mizevic e Dimitri Bogdanov, che scattano subito alle spalle del compagno di squadra Nick Abrusci. Abrusci che dal canto suo resta al comando per tutti i 9 giri, passando per primo sotto la bandiera a scacchi e precedendo proprio Moretti, Fusco, Grigore, Bogdanov e il malese Mui Zudini. Migliore tra le scie rosa è Asia Mondino, che termina 11ª col PCR LKE. La finale resta appannaggio dei ragazzini terribili della Baby Race, con Moretti al comando al termine del primo giro, ma subito dopo viene rilevato da Bogdanov, che al 5° passaggio passa il testimone a Nick Abrusci, che si ripete così anche in finale, ricevendo l'investitura dalla bandiera a scacchi.
Il podio si tinge così di azzurro-blu Baby Race per le riprese televisive, con Abruzzi che si ritrova a fare anche da interprete per i compagni di squadra Bogdanov e Mizevic. Grigorev è quarto, Fuscolo segue, Marsaglia sesto e Muizudin settimo, davanti al compagno di squadra in Gamoto, Auger. Asiamondino, nona e Nigel De Sanctis chiude la top 10. È stata abbastanza difficile perché c'erano i migliori in pista, mancava qualcuno, però c'erano comunque quelli più aggressivi, più combattenti. Siamo riusciti a fare la pole, quindi ci siamo messi già davanti da subito. E la prefinale ho avuto un po' di problemini, un po' di toccate in partenza e alla prima curva, però siamo riusciti comunque a vincere anche con un bel distacco. Poi alla finale me la sono giocata, addirittura sono stato quinto o quarto per un momento, poi alla fine andavo abbastanza, cioè un pochino di più, e quindi ho passato il terzo, il secondo e poi sono passato prima e me ne sono andato. La gara 1 vede lo scatto al via del finlandese Niko Kari, che condurrà così con una cavalcata quasi solitaria tutti i 15 giri, grazie anche all'episodio del sesto passaggio, quando un contatto di gara tra Simon Goll e il tulipano Valjuven gli spedisce alle spalle dei migliori KF3. Conclude quindi seconda Victoria Pantsevich davanti a Cosimo Durante, con Fabien Wolwen fuori gara già nel quarto giro. La finale si presenta quindi con qualche incognita per il risultato, ed infatti quella che sembra essere la giornata di Niko Kari e del Vardo Racing diventa per loro una Waterloo rappresentata dal ritiro al decimo passaggio. Peggio era già andata in casa Birel con lo stop al secondo giro di Sasakorn Simon Goll. Si ritrova così leader Valjuven, che da buon opportunista non si fa sfuggire il successo sotto la bandiera a scacchi. Seconda è Victoria Pantsevich, che precede Cosimo Durante, mentre Fabien Wolwen fa parte ancora della lista dei ritirati. Nella KF3 la finale invece mette in risalto Matteo Raspatelli, che si valorizza nel confronto col suo già più titolato compagno di squadra Lorandi, prendendo il comando già dal primo giro per tenerlo sino all'ottavo. Da qui in poi sale in cattedra il più giovane dei fratelli Lorandi, che va così a vincere la gara davanti proprio a Raspatelli e alla veloce e concreta russa Ponomarenko. Seguono Mattia Ferrari, Giulia Pantsevich e Aldo Festante, mentre Davide Lombardo, per un contatto al via, si ritrova ultimo e distaccato a compiere un inseguimento impossibile. For me it was in the beginning it was a little bit difficult about the speed because I make a little bit some mistakes. But after was getting better when we speak with the team boss, and yeah, now I win the race, so it's not bad. Beh, è stato un buon weekend, tutto è andato per il verso giusto. È stato un buon weekend di allenamento e adattamento a questa pista, e ora speriamo bene per la prossima gara, settimana prossima. Gara 1 trova subito i suoi mattatori in Colombo, inseguito dalla Pina, mentre Gianluca Cane si ritrova penalizzato di 10 secondi da parte dei commissari sportivi per una partenza irregolare e quindi costretto ad inseguire per tutti i 15 giri, finirà quindicesimo. Sotto la bandiera a scacchi troviamo quindi Colombo che precede Corberi, la Pina, Matteo Ghidella, William Lanzeni e Marco Bellanca. Protagonista della finale è stata indubbiamente la partenza da fermo, che ha visto penalizzati ben 7 dei piloti partiti nelle prime 5 file. Ma andiamo con ordine. Allo start Corberi prende subito le redini della gara, davanti allo svizzero Bellanca, mentre Ghidella è già fuori al suo primo giro. Superata di poco la metà gara, giro numero 11, inizia l'esposizione dei provvedimenti presi dai commissari sportivi, che per uno strano gioco della sorte lanciano al comando della gara Gianluca Cane. Il numero 32 però oggi è stregato e si vede. La carena del piantone di sterzo di Cane inizia a sollevarsi e la bandiera nera con bollo arancio nel mezzo è inevitabile da parte della direzione gara. Rocambolescamente, ma con pieno merito agonistico, torna così al comando Corberi, che si aggiudica la gara davanti ad Alessandro Buran, Matteo Zanchi, Lorenzo Lapina e Kevin Pomidori. Si sono ritirati per cause tecniche Mirko Colombo, Lucio Manno e Alessio Costantini. Dopo una partenza anticipata sono riuscito a sfilare primo e l'ho mantenuta fino agli ultimi giri, però avendomi dato una penalità di 10 secondi pensavo di non avercela fatta, ma avendo anche penalizzato gli altri sono arrivato primo. Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa.
Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale, con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Ma mi assomigli, eh? Ma come, sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1. Ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCar TV. Una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24. Qualche roba tematica, sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci, per il futuro della Formula 1. Ma si capisce? Cosa troviamo su questo sito? Che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocartv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Ma lui è già andato. ASI Go Kart Show 2014. La rievocazione storica della Coppa dei Campioni andrà in scena a Jesolo dal 16 al 18 maggio. Il più importante evento nazionale a partecipazione straniera di modelli d'epoca. ASI Go Kart Show 2014. Per avere tutte le informazioni su questo imperdibile evento e per scaricare la scheda di iscrizione, visitate il sito asifed.it. ASI Automobile Club Storico Italiano. Inseguiamo emozioni, certifichiamo passioni. La partenza della gara 1 conferma quanto visto in qualifica, ad eccezione del numero 32 Scagnelli, che si vede combinare la penalità di 10 secondi. Coronerà il suo inseguimento con la 13ª posizione all'arrivo. All'acqua precede dunque Davide Colombo e De Palma, con gli altri tutti nettamente distanziati e diluiti negli under. Anche la partenza della finale miete le sue vittime in termini di penalità. Ne fanno le spese Davide Colombo, che rimontando segnerà il giro veloce in 49 secondi e 201 millesimi, e Paolo Scagnelli, che dal centro dello schieramento si è fatto tradire dalla foga del recupero già dal via, per poi andare anche in testa coda al 13° passaggio. Nella 125 Pro Driver Under è gara 2 che cerca di dare qualcosa in più rispetto alla gara 1. Alfinity parte peggio dell'over Colombo e gli rimane alle spalle fino alla penalizzazione. A questo punto Alfinity conquista consapevolezza e va a vincere senza più lasciare la leadership della corsa. Riccardo Porta conclude secondo e alle sue spalle troviamo Mauro De Marchi, Gianluca Manno e Alberto Magnani. Molto bene, tutto a posto, telaio, motore, pista la pista di casa, per cui si va bene, siamo contenti. Un ottimo weekend, svolto meravigliosamente dal team Tech Tav. Ringrazio Fabrizio Tavola e mio padre Alfinity Donato. In finale non si attendono grandi sorprese e Piselli non delude le attese, sfruttando molto bene il via dalla slot numero 1. Saluta la compagnia e va a vincere siglando anche il giro veloce della gara. Alle sue spalle invece parte molto bene Tommaso Panseri, secondo al primo giro. Il giovane bergamasco però dal terzo passaggio in poi inizia a perdere posizioni fino all'episodio del non giro, quando un contatto in uscita dalla Omega con il roccioso Wolven mette fine alla sua gara. Altri ritiri della gara sono quelli di Lucini e di Catelani, mentre un testacoda con un doppiato compromette la bella gara di Nicola Galloni, che finisce solo decimo. Completa il podio la bruna scaligera Laura Chizzoni, vincendo il confronto con Pierotti durato praticamente tutta la gara. Quinto Tino Donadei e sesto Wolven davanti a Palestra, Zotta e Monaci. È andata bene, sono contento come è iniziata, come è finita, ringrazio il mio team e spero che continua così. La prefinale è un monologo di Limena, che prende il comando al via e lo mantiene sino alla bandiera a scacchi. Secondo Guidetti, mentre terzo si conferma Placa, partito male e passato settimo al primo giro, autore di una bella rimonta grazie anche al giro veloce. Il rientrante Samuele Valentini
chiude quarto. La finale resta un affare fra i primi quattro della prefinale, mentre un contatto al via tra Edo Villa, Lorenzo Agnani e Giusta Janouis mette fuori causa proprio il lituano. Nel giro dopo è la volta di Guidetti ad abbandonare la compagnia, che vive sui continui sorpassi tra Placa e Limena, che finiranno solo con la bandiera a scacchi a premiare giustamente Placa, sempre davanti sulla linea di arrivo a Limena. Terzo, un ottimo Samuele Valentini che precede Federico Cecchi, Agnani, Di Persia e Massa. Giro veloce per lo svizzero Anderutti, impegnato in una rimonta che lo ha comunque tenuto fuori dalla top 10. La gara è andata bene e sono felice di essere arrivato primo. La prefinale sembra essere una formalità per Cicognini, che invece viene beffato all'ultimo giro da un tonico Simone Mazzotti, che precede lo stesso Cicognini, Recchia, Jean-Louis Hed e Ludovic Zanchi, che era rimasto fermo nelle qualifiche, riuscendo però a partire dalla casella numero 6. In finale, dopo che il via conferma le prime tre posizioni alla partenza, è Domenico Cicognini a prendere il comando della gara, lasciandolo solo dopo essere transitato per primo sotto la bandiera a scacchi ed essere stato autore del giro veloce in gara. Secondo chiude Mazzotti davanti a Recchia, Michael Müller, Zanchi, Antozewski, Luyet, Matteo Calà e Rocco Atlante. Ritirata l'unica scia rosa, cioè la Ligure Gaia Cardinali, già al secondo giro. Sapevamo che oggi per vincere bisognava dare il tutto per tutto e non ci siamo risparmiati mai, siamo partiti fortissimo e abbiamo preso tanto vantaggio e abbiamo concluso così la gara. Ci voleva perché ci mancava da un po' la vittoria e bellissima soddisfazione. La prefinale è una passerella veloce dei tre dominatori delle qualifiche, abili nel riuscire ad inseguirsi senza mai però cedere al recupero del proprio inseguitore. Quarta posizione con il giro veloce per Giuseppe Gaglianò davanti a Massimo Rabaglia e Paolo Allamandi. Al via della finale, ottimo guizzo di Oddoero che va subito al comando e lo mantiene fino al sesto passaggio, quando però poi viene scavalcato da Nicolò Liana. Liana, dal canto suo, resta primo fino all'ultimo giro, quando un sornione Gaglianò, in forza anche del giro veloce, lo passa di slancio andando a vincere. Bonfanti è terzo e precede Rabaglia, Oddoero, Marco Chiari, Andrea Sorbello e Marco Bambace. Rubens Fuochi, Paolo Allamandi e Matteo Chiari si sono ritirati nei primi quattro giri. La granata bene, subito non credevo che vincevo, sono sfilato quarto. Poi sono riuscito a superare il secondo e il terzo. Gli ultimi giri sono andato a prendere il primo e l'ultimo tornante sono riuscito a superare Liana, che mi ha lasciato la porta aperta e sono riuscito a vincere. Doppia partenza in questa finalissima della Shifter Rock con Giacomo Riva che salta al secondo allineamento. Gianluca Bosetto invece è autore di un balzo felino che li fa precedere Paolo Bonetti ed Ercoli. Il bresciano detiene poi la leadership fino all'ottavo giro, quando Ercoli, forte del best lap veloce fatto segnare due giri prima, rompe gli indugi e passa al comando dominando per tutte le restanti 12 tornate. Terzo chiude Bosetto davanti a Zani e Golvacci, risaliti dall'ultima fila. Sesto Orengo, settimo Calvi, poi Danilo Scudo e Federico Squaranti. La gara è andata bene, ho avuto un piccolo problema tecnico ai freni e ho faticato un po', però verso metà gara avevo molto di più. Con il team abbiamo lavorato molto bene, ho avuto un'ottima performance in finale e mi ha permesso di vincere. L'ultima finale della giornata ricalca lo schieramento di partenza che si presenta al semaforo rosso e non ha proprio storia per la vittoria, dato che Imberti è semplicemente inavvicinabile. Geltrude è autore di un ottimo via, che lo colloca in seconda posizione, che tiene ben salda sino al ritiro che sopraggiunge nel corso dell'ottavo giro. Luca Issant invece è fermo sino al secondo giro, così come Barbero bloccato al quarto passaggio mentre era terzo. Imberti sembra non fidarsi dei suoi avversari e stabilisce per ben due volte il giro veloce della finale, che annota solo il ritiro di Dominic Weibel, oltre al duello tra Ludovico Laurini e Carlo Aldera per la quinta e sesta posizione.
L'ordine d'arrivo dopo 20 giri è così: Imberti protagonista assoluto, con Vantini secondo, Clerici terzo, davanti ad Abramo, Aldera partito undicesimo, Laurini, Yoshindo, Baumgartner, Vailati e Tania Müller nona. La gara è andata bene, sono riuscito, ho fatto una buona partenza, sono sfilato subito prima e ringrazio il mio meccanico Christian, Fabio e la Energy per il grosso aiuto che mi sta dando. Seconda ed ultima prova dell'undicesimo trofeo Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo si disputerà in data 8 giugno. GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.